basta con questa aggressività, se non si sa neanche cosa sia. L'eredità artistica italiana è smisurata. Ecco, oggi che ruolo ha l'Italia nel mercato dell'arte? L'eredità è buona, poi come si spende questa eredità è un'altra cosa. Secondo quali meccanismi opera e seleziona oggi il mercato dell'arte? Il mercato dell'arte è una cosa molto complessa, che non, una volta non c'era. Oggi bisogna tener conto anche del fatto del mercato, ma quasi sempre il valore effettivo corrisponde al valore mercantile. Ecco, stamani ha inaugurato Graziano Cecchini a Piazzale Michelangelo questo festival con il trasporto del marmo di Carrara, 400 tonnellate di marmo. Ecco, in un momento critico a livello sociale ed economico per molte realtà locali, come per esempio Massa e Carrara, l'arte può essere una risorsa appunto per promuovere, riproporre un territorio? Beh, proprio a Carrara c'è stata la Biennale quest'anno, che ho visitato come sempre, e basterebbe questo a dire l'importanza che in una città come Carrara ha il fatto che esiste un materiale come il marmo. Quali motivazioni e obiettivi dovrebbero avere oggi i giovani artisti che decidono di affacciarsi nel mondo dell'arte? Beh, se hanno qualcosa da dire lo dicono, molto spesso non hanno niente da dire.